Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Eccolo Massimo, buongiorno. Eccolo Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Francesco caro. Eccomi. Torniamo a un tema su cui noi siamo sempre stati particolarmente sensibili. Per introdurlo abbiamo un brevissimo contributo audio. Ascoltiamolo. Inaugurato il primo e più grande hub vaccinale drive-in del Lazio, tra i più grandi d'Italia. Lo sai dov'è questo hub vaccinale? A Valmontone, per caso? Decisamente sì. Hub vaccinale, sì. Ma è solo uno dei casi più recenti. Insomma, qui al Salvalingua da noi lo ripetiamo da mesi, la pandemia ha contagiato anche la nostra lingua con una invasione di termini anglosassoni. Come sì. Sempre, teniamo a sottolinearlo, non è che sia contro la lingua inglese per principio, però è contro l'idea che la si privilegi anche quando vi è un naturale termine italiano. Hub vaccinale, centro vaccinale non va bene? E allora, siccome siamo nell'anno delle celebrazioni di Dante, 7 secoli dalla sua scomparsa, c'è chi giustamente ha pensato che questa ricorrenza non debba cadere in vano ed ha promosso un'iniziativa, una petizione al Parlamento italiano. Per capire di cosa si tratta, abbiamo con noi oggi Antonio Zoppetti, saggista, studioso della lingua italiana, in rete cura il titolo Diciamolo in Italiano e ha realizzato il dizionario Alternative agli Anglicismi. Buongiorno Zoppetti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Antonio Zoppetti, lei insieme ad altri avete presentato al Parlamento una petizione per una proposta di legge per la tutela della lingua italiana. Di cosa si tratta? Ma allora, visto che ci sono state tutte queste celebrazioni di Dante, visto che c'è stato anche questo intervento di Draghi che si è chiesto ma perché usiamo tutti questi anglicismi, l'idea era da tempo, insomma, che la stavamo accarezzando e ci è sembrato il momento giusto. L'Italia non ha una legge sull'italiano, non c'è una politica linguistica. Noi tuteliamo le nostre manifatture, i nostri prodotti gastronomici, il paesaggio, il nostro patrimonio culturale, ma non quello linguistico. Siccome credo che la lingua sia un po' minacciata da questa, è un po' schiacciata da questo abuso dell'inglese, ecco che abbiamo fatto questa proposta di legge attraverso l'articolo 50 della Costituzione. È possibile per qualsiasi cittadino fare una petizione in cui si richieda un intervento legislativo, e così in 7 cittadini abbiamo fatto questa proposta, che è strutturata in 11 punti molto concreti e che non costano nulla o quasi. E speriamo adesso che qualche parlamentare, visto che è stata assegnata sia al Senato sia pochi giorni fa alla Camera, intervenga per metterla all'ordine del giorno e discuterla e non farla rimanere di cassetto. Quindi Francesca, è stata assegnata sia alla Camera che al Senato, vedremo insomma se troverà seguito, anzi ce lo auguriamo, perché tra l'altro Francesco è incredibile il fatto che nella nostra Costituzione la lingua italiana non è citata. Sembra paradossale, cioè la bandiera, ci sono, è un simbolo. Non la lingua, non la lingua, incredibile, esatto. Incredibile. È incredibile. Come mai, Zoppetti, com'è che i padri della Costituzione dimenticarono, possiamo dire così, questo elemento identitario? Davano per scontato. In realtà anche noi abbiamo messo tra gli 11 punti, però in modo molto simbolico, di inserirlo nell'articolo 12, dove parla appunto della bandiera italiana, dei suoi colori, che è un articolo molto simbolico. Ecco. In realtà è una richiesta simbolica, proprio perché la Corte Costituzionale più volte si è già pronunciata sul fatto che l'italiano è la nostra lingua, che evince dal fatto che vengono tutelate in altri articoli le minoranze linguistiche, e dunque si presuppone che la lingua sia l'italiano. Certo che simbolicamente averlo in Costituzione sarebbe dignitoso, anche se ha un valore simbolico, e a noi interessano più degli altri punti concreti, soprattutto certo. Sulla promozione dell'italiano, quindi fare delle campagne mediatiche, come non si discriminano le donne, oppure si fanno le campagne contro il bullismo, così si potrebbe fare una campagna mediatica contro l'abuso dell'inglese per non discriminare le nostre parole, o si potrebbero emanare delle linee guida e raccomandazioni come per il linguaggio dell'amministrazione, come si è fatto appunto per la femminilità
l'immunizzazione delle cariche, per l'uso non discriminante della lingua, insomma, cose di questo tipo. È una maggiore attenzione alla lingua italiana. Lei scrive che l'iniziativa non ha nulla a che fare con il purismo, ma è una questione di ecologia linguistica. Ma sì, diciamo che riscontriamo una serie di luoghi comuni legati anche a un nostro passato e quindi a proposte oppuristiche o nostalgiche della politica linguistica del fascismo, che non c'entra niente. Noi guardiamo a quello che avviene oggi in Francia, in Svizzera, in Spagna, ecco, e quindi anche sotto questo aspetto il purismo non è in gioco, il purismo, cioè non c'è da bandire le parole straniere. L'ecologia linguistica che cosa significa? Che se noi andiamo a vedere che cosa è successo nella nostra lingua, abbiamo importato nel giro di 20 o 30 anni più di, cioè 1000-2000 neologismi in inglese crudo. E quindi è un problema di proporzione, è un problema che l'eccesso di inglese e l'eccessiva frequenza, prima parlava degli app per esempio, cioè proprio la sostituzione delle nostre parole con quelle inglese, sta snaturando il nostro idioma, che mai qualcuno definisce itanglese, e leggendo i giornali o ascoltando certe trasmissioni in TV o andando in certi ambiti della nostra lingua dove l'italiano, pensiamo all'informatica, all'economia, alla tecnologia, l'italiano ha perso un po' la capacità di esprimersi nelle sue parole e regna questo mischione tra italiano e inglese che è una creolizzazione lessicale veramente. Zoppetti, ma come mai? Siamo in chiusura, poi... Max, un'ultima battuta che chiudiamo. Un'ultima battuta, perché poi in realtà, Francesco, il fenomeno dell'invasione, adesso usiamo questo termine che è un po' esagerato, dei termini inglesi riguarda un po' tutte le lingue, no? Il francese, lo in Spagna esiste lo Spanglish, che è il corrispondente al nostro itanglese, però la lingua italiana è più esposta rispetto alle altre lingue europee. Ecco, una battuta su questo per concludere, Zoppetti. Sì, guardi, le ragioni sono storiche, sociali, e comunque è vero che è un fenomeno mondiale, però la frequenza e il numero degli anglicismi in Italia comparati a quelli che ci sono in Spagna e in Francia non sono equiparabili. In Francia e in Spagna c'è una politica linguistica, ci sono delle accademie che promuovono la lingua e creano sostituti, e da noi non c'è nulla di tutto ciò. Beh, insomma, grazie. Maggiore attenzione, Francesco, maggiore attenzione alla lingua italiana, maggiore attenzione alle attività dell'Accademia della Crusca, che tra l'altro appunto è una degli elementi di sensibilità che la proposta sollecita. Grazie ad Antonio Zoppetti. C'è anche una raccolta firme, sono già 700 e spero che aumentino. Grazie a tutti. Esatto, e sul sito attivisti.italofonia.info c'è la possibilità di contribuire. E Antonio Zoppetti, continuiamo a seguire invece sul suo blog, diciamolo, italiano.wordpress.com. Antonio Zoppetti, Massimo Persotti, grazie a tutti.